camminiamo passo corto e ci scaldiamo. Passo corto corto. Elena, visto che è la prima volta, prendi confidenza col tappeto. Quindi pian pianino, gestisciti tu la falcata, il passo. Oggi alterneremo il tappeto a esercizi per le gambe. Solo gambe. Solo gambe. No. Le addominali le abbiamo fatte l'altra volta. Non posso perché manca la Alice. Ma non c'eri quando abbiamo fatto la parte a corpo libero? Quindi 15 minuti abbiamo fatto di addominali. Qua. 3, 2, 1. Stacco piante punta. Ancora 4, 3, 2, 1, passo. L'allunghiamo un po' di più. Dopo ci saranno alcuni salti.
La Steffi fa la versione senza salti. Sì. La versione per chi non vuole saltare. Chi non vuole saltare? La Maura. Va bene. Anche tu Elena, visto che è la prima volta, se non vuoi saltare segui la Stefania. Le altre no. Un piede davanti all'altro. E mi raccomando Laura, salta bene perché ti vedono le tue bimbe. No, se mi metto lì. Se ti metti lì ti vedono tutti, non solo le tue bimbe. Sì, sì, proprio lì. Giuro, se ti metti al termosifone ti vedono tutti. Proprio in primo piano la vedono. No, non posso. Non posso. Ok, normale. E scendo. Senza tappetino, chiaramente all'inizio. Sumo squat. Gambe divaricate, piedi extra ruotati. Semplicemente piego e salgo. Oh. Qui. 2, 3. Allora Elena, gira di più le punte dei piedi. Gira un pochettino di più le punte dei piedi. Verso l'esterno. Gira verso l'esterno. Non troppo. Ok. No? 5, 6, 7, 8. Marta schiena indietro. Non buttare in avanti. 8. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ho promesso il salto, piego, salto, 2, 3, 4, 5, 6, siamo in sumo, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Freccia. Cambio. E ritorniamo. Come va? Benissimo. Oh. Ricordatevi, salti, parto in sumo, torno in sumo, quindi non chiudete i piedi, sempre aperti. Quanto siamo? 8, 7, 6, 5, 4, schiena dritta, 3, 2, 1, si parte. Poi, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, piedi aperti, 5, 4, 3, 2 e 1, brucia. Brucia, brucia. Vero? Pensa. Possiamo fare ancora una serie? Di 8. Dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tappeto.
al centro, talloni al gluteo, stracciamo il quadricipite. Come va? Benissimo. Questo era il più faticoso. Ce lo siamo tolti subito dai piedi. Ginocchio contro ginocchio, non passatelo in avanti, ginocchio contro ginocchio, sulla stessa linea, su, ne facciamo ancora due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e cammino. Ora Elena, adesso guarda avanti loro, appoggiamo un piede sul bordo, due piedi al centro passo e un piede sull'altro bordo, guarda loro come fanno. Capito come funziona? Guardati i piedi, perché le prime volte non si hanno le misure del tappeto, anche le seconde. Ci aggiungiamo un tallone al gluteo, su, che in verità è più facile perché ti interrompe un salto, vero? Su, e, su, 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 ne facciamo ancora quanti? 8? 8, ma sì, questo non è faticoso, 7. 6 5 4 3 2 1, solo passi laterali. In verità ce n'è ancora uno faticoso. Mi sono divertita. Quello. C'è scritto niente, c'è scritto niente. Un bel passo. Rallentiamo ancora, scendiamo, questa volta a tappetino. In verità poi vedete voi se lo volete o non lo volete. Se usate il tappetino dovete saltare, avere i piedi in appoggio, le mani in appoggio sul tappetino, sennò vi parte via, ok? Se invece non lo volete, più semplice. Però,
sta qui. Frog jump, che è una... qui. E torno. Qui. La Stefania fa la versione semplice. Ok? I piedi sul frog sono qui però. Perché una rana appoggia tutto il piedino. È uguale, volete partire così? Sì. Dai, partiamo così. Ne facciamo 8. Ci siamo, vado. 1, qui. 2, qui. 3, qui. 4, qui. 5, qui. 6, qui. 7, qui. 8, qui. E... a terra. Side plank. Su. E da qui salgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chi non vuole con la side, semplicemente lato così. Ok. 7, 8. Cambio parte. Salgo e vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faticosissimo per tutte e due le gambe. Un giro da 8. Mi è già partita, non aspetta nessuno. Vado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lato. Ricordatevi, per lavorare con gli addominali, glutei bassi. Da qui, su e vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Qui, su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Rilasso. Tutto bene? Stupendamente. Boh. Ci metta ancora una serie? Allora, ricordatevi, quando arrivate dal frog, così, non così, così, giù. Ok? Andiamo all'ultima serie? Parto dal frog, piedi attaccati a terra, si va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, lato. Su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e cambio.
Benissimo. È peggio, no? No. Steffi, era peggio, no? Era peggio. Ma tu dammi ragione, Steffi, no? Anche te. Eri distratta, va bene. In qualità di maestra, bis? Ma Laura, ormai sei Laura DJ, anzi un briciolo sul CD. CD, CD, dove c'è scritto CD? Etichettina gialla. Va bene. Subito anche la Giulia, pur di scendere. Certo. Qua. 3, 2, destra, sinistra, ancora. Portiamo il ginocchio al petto, con calma. Quello che ti senti, bravissima Elena. 2, su, 3, su, 4, su, 5, su, 6, 7, 8 e ancora 8 6 5 4 3 2 4 3 2 1 cammino al centro, solo cammino. Va benissimo. Elena? Beh, la prima volta va male. Scendo. Ci mettiamo di fronte al tappeto. Dipende dai giorni. Mettiamo. Fortunatamente no, se no sarebbe peggio, Giulia. Sì, state distanti, Potremmo anche farlo in un altro modo, che così ci aiutiamo. Facciamolo in diagonale, così riusciamo a rimanere attaccati con una mano. Ok. Un piede a terra, l'altro sul tappeto. Semplicemente scendo e salgo. Giù e su. O su, 2, 3, il peso sul tallone, peso sul tallone, non si deve alzare perché sennò vi fa male alle ginocchia. 6,
7, 8, non alza il tallone, 8, 7, 6, peso indietro, 5, 4, 3, 2 e 1, ok, cambio gamba, ricordatevi, non in avanti, ma indietro, indietro, non alzatemi il tallone, indietro, ci siamo, on, su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Cambio gamba. Sì. Se vi viene meglio potete farlo anche in questo modo, eh. On, gambe indietro, vi appoggiate così, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, cambio e vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, stop, ritorniamo sul nostro tappetino. Dunque io sono in ginocchio con una gamba stesa lateralmente, ok? Appoggio i gomiti a terra per aiutarmi, la mano della gamba tesa rimane fissa a terra. Da qui salgo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, cambio lato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio lato. Come va? Non fa venire crampi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, come va? Benissimo.
vedere che va benissimo. Adesso stracciamo un attimo i glutei. Sempre stracciamo i glutei con lo skip. Su. E. Su. Quello è un gluteo. Il malissimo lì è il malissimo un gluteo. Giulia, i glutei sono muscoli grandi e forti. Bisogna farli lavorare per benino. Ma indipendentemente dal peso, sono comunque muscoli forti. Vero Stefi? Sì. Sono fortissimi. Che i glutei sono muscoli forti. Glutei. Visto? Ho anche il parere scientifico qui sul momento. Quindi quell'esercizietto gli ha fatto un baffo. Dobbiamo farne minimo due serie in più. 4. 3. 2. 1. Solo destra e sinistra. Come nuovi? Elena, tutto bene? E scendo. Per le gambe facciamo un semplicissimo sit wall. Ora però iniziamo assieme, perché mica da partire svantaggiata. Allora, non mettete i piedi sotto il tappeto in questo modo, se no non ci stiamo. Adesso vai a abbassare un goccio. Le facciamo fare da DJ, poco poco. Bravissima. Non attaccati, ma li distanziamo, perché ci deve stare lo spazio per il quadricipite in mezzo. Ok? Più distanti, ricordatevi che il ginocchio deve stare in linea con il tallone. Addominali.
da qui semplicemente crunch su, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sei, cinque, quattro, tre, due, rimango in alto e pulse, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sei, cinque, quattro, tre, due, salgo scendo, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, pulsa ancora, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e ancora, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, gli ultimi pulse su, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno, stop, allungo gambe e piedi e braccia. Distendo, distanzo il più possibile mani dai piedi, respiro profondamente, streccio gli addominali, piego una gamba, porto il piede appoggiato a terra, l'altra gamba la porto al petto e streccio. Appoggio il piede a terra e cambio gamba, porto l'altro ginocchio al petto. Scendo, braccia larghe, gambe a sinistra, testa a destra. Centro, cambio. Volta porto tutte e due le ginocchia al petto, dondolo sulla schiena e mi siedo. Tutto bene? Elena, sei bella rossa, quindi va bene. Pian pianino. Allora, se non riesci, prova a aprire le gambe e divaricare i piedi all'esterno, in questo modo. Ce la fai, dici? Non sai? No, apri le gambe. Apri. No, apri. Guarda, sì? No, non ce la fai? Allora, la prossima volta proviamo. Da qui, pian piano, srotolo la colonna. E giro le spalle, respiro su.